Il mio panettone classico di Natale a impasto diretto. Una poesia. Farina manitoba, setacciamo. Setacciamo tanto bellillo e ci cantiamo pure la canzoncella. Quello mo viene Natale, quindi un bello Jingle Bells ci starebbe proprio bene. Setacciata la farina tanto bella, mettiamo lo zucchero. Ingrediente importante per dare un bouquet aromatico fantastico. Pasta d'arancia, mettiamo dentro. Vai col ditino. Latte tiepido, quindi latte scremato intero, quello che voi giustamente vi fa bene, no? Poi prendiamo il lievito di birra, questo qua, sbricioliamo all'interno, perché lo dobbiamo sciogliere. Cucchiaino e facciamo la pozione magica. Dobbiamo fare le pozioni qua per far uscire questo panettone. Carmelì, tu sotto le feste devi lavorare, è inutile che dici di no. Mettiamo il boccale sotto, tanto bellino, prendiamo latte e lievito compresso, mettiamo all'interno, facile, così. Vado ad aggiungere anche i semini di una bacca di vaniglia. Se volete potete anche aumentare la dose mettendone due, non c'è limite, capito? Vai di cancerirlo, abbassiamo, velocità 2, piano piano, mi raccomando, velocità 2. 2 minuti, dobbiamo mettere un altro ingrediente. Quattro tuorli più un uovo intero, uno alla volta inseriamo. Aggiungiamo un pizzicone di sale. Impastiamo per circa 15 minuti così. Quando l'impasto inizia a staccare dalle pareti, aggiungiamo un pezzetto alla volta burro all'interno, facciamo assorbire e mettiamo l'altro. Staccato tutto dalle pareti, è proprio un impasto soffice, non appiccica, profumatissimo e grezzo, ma non ce ne importa. Ciotola, mettiamo all'interno così, deve lievitare per circa 4 Se ore. avete il coperchio, mettete un coperchio, altrimenti mettiamo la pellicola. Vabbè, dai, a lievitare, lievitate, oh. Dobbiamo vedere soltanto se Il sapore sarà buono. ribaltiamo tutto quanto sul tagliere, così. Con grazia e armonia allarghiamo sul tagliere, così. Uvetta, 15 minuti in acqua fredda ad ammollare. Che cosa faccio? Adesso la prendo, tanto bellillo così, la strizzo, quindi vado a strizzare e inizio a mettere sopra, perché poi rimpastiamo. In un panettone classico, immancabili sono questi qua. Vedi come sono belli? E che cosa sono? Cosa sono? I gandini. Andangarruno. I canditi, la zuccata, l'arancia, il limone, il cedro. Mettiamo dentro. E mettiamo dentro Come così. quando facciamo delle pieghe, iniziamo a prendere lembo di qua, lembo di là. Eppure il dottor Lembo che sta qua. Facciamo così, così, così. Patrizia, non devi ridere però. E impastiamo, morbido, così, vedi? Guarda, mamma mia, che spettacolo. Guarda. Quest'anno sono indeciso di farlo o nel pirottino classico da 1 chilo oppure in quello là tradizionale che va più verso il nord, che è quello là più basso. Tu che dici? Tradizionale o vuole Basso. scegliere il suo fustino in cambio di Basso. basso? Lo facciamo in questo Sì. basso? Ti prendi tu la responsabilità Sì. però, sicuro? Sì. Qua bello, quello cresce bello. Qua? Sì. Buon Lo ritrovo. prendiamo da sotto, tanto bellino, e lo adagiamo al centro, così. Quando arriva al bordo e fa una piccola cupoletta, va benissimo, va messo giustamente a lievitare in forno, luce accesa, 2 ore, 2 ore e mezza all'incirca così. Se non avete la luce all'interno del vostro forno, pentolino con acqua bollente lo appoggiate accanto, si crea una sorta di camera, così il vapore mantiene, e queste cose qua. Facciamo le croci. Appoggiamo il burro e andiamo in forno. 200 gradi statico, inforniamo, chiudiamo.
e abbassiamo la temperatura subito a 180 gradi per 40 minuti. Siate agricoli, usate questi qua. Non so perché ce l'ho in casa, però questi li uso sempre per impilare i panettoni. Prendetevi una pentola, capovolgiamo, così, panno a coprire, così manteniamo tutta l'umidità all'interno e non asciughiamo il prodotto. Freddo freddo non è, però io sono curioso e lo devo assaggiare. Wow. Fatevi sto panettone. È la fine del mondo. Se ti è piaciuta la ricetta, condividi, è importantissimo, ma soprattutto perché è facile, vi fate il panettone in casa, stupite i vostri ospiti e i vostri parenti. Clicca su Segui Fornelli di Max su tutti i social. Un bacio. Ciao.